Ragazzi, dovremmo esserci. Un attimino ancora. Ok, eccoci qua. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Come va? Ottimo, ottimo, ottimo. Un saluto anche agli amici del gruppo Facebook della Sapienza Finanziaria. Ciao, ben arrivati anche a voi. Ciao Massimo, ciao Alberto. Allora, eccoci qua. Vediamo qualche istante. Massimo, sei arrabbiato con te stesso. E come mai, di grazia? Intanto saluto i presenti naturalmente. Ah, ti sei stoppato sul gol. Sì, poi magari ne parliamo tra un attimino. Ok. Allora, intanto, ragazzi, di nuovo, ben arrivati a tutti voi. L'appuntamento è quello del 25 gennaio del 2019, TG della Sapienza Finanziaria, che trasmettiamo, se così si può dire, ogni martedì e venerdì dalle 18 alle 19. Che cosa facciamo in questa ora in cui stiamo insieme? Beh, condividiamo parte di quella che è la nostra attività di trading sui mercati finanziari, trading online sui mercati finanziari. Un'attività che abbiamo preso talmente sul serio da tentare con tutte le nostre forze, la nostra volontà di perseguire in maniera professionale, proprio come siamo abituati noi qua in Sapienza Finanziaria. Cosa vuol dire perseguire un'attività in maniera professionale? Beh, per quello che riguarda l'attività del trading significa certamente imparare un po' a interpretare la lingua di quella che parlano i mercati, poi certamente gestire da un punto di vista finanziario la propria attività, laddove non c'è alcuna possibilità di ottenere dei buoni risultati senza, ripeto, una buona gestione dell'attività, senza un controllo dei costi in entrata, dei costi in uscita della nostra attività. E poi certamente, visto l'impatto psicologico, mentale, a livello di stati d'animo che ha questa attività per chi la persegue in maniera seria e continuativa nel tempo, certamente la capacità anche di saper gestire, no, tutte queste emozioni può diventare, anzi diventa una parte cruciale di un'attività professionale nel trading online. Ecco, quello che facciamo noi all'interno di quest'ora è proprio questo, condividere quei principi che secondo noi fanno funzionare questa attività. E lo facciamo andando a vedere quelli che sono, lo vedete sullo sfondo, andando a vedere quelle che sono le notizie che arrivano dai mercati. Cosa intendiamo per notizie che arrivano dai mercati? Beh, la reazione dei mercati a determinate fasi, a determinati momenti storici, perché i dati in sé contano poco, conta, e poi lo vedremo bene nello specifico proprio oggi, conta la reazione che hanno i mercati, conta che cosa fanno gli operatori con i loro soldi, dove investono i loro soldi, che poi spostano poi i prezzi. Ma poi certamente andiamo a fare della didattica, laddove discutendo proprio di queste tematiche non possiamo fare a meno di condividere, no, il nostro metodo di analisi dei mercati e quant'altro. E poi alla fine del nostro appuntamento, che ripeto dura un'ora circa, andiamo a condividere quella che è la nostra operatività in real time, cioè quelle che sono le operazioni finanziarie che abbiamo in atto, come stanno andando, perché siamo entrati sul mercato, come le stiamo gestendo, eccetera, eccetera. La
L'idea è che stando insieme, ragazzi, diventiamo tutti più bravi a fare questo mestiere. E ciao Fabio, ciao ciao, ben arrivato anche a te. Più diventiamo bravi, più stiamo insieme e meno errori facciamo, meno rischiamo di cadere in quelle fasi di trading nelle quali davvero il mercato ci viene contro, ma non solo quello, nelle quali non riusciamo a gestire quella specie di mostro, no, che abbiamo dentro di noi e che in pochi trade, poche sessioni di trading può veramente rovinare il lavoro di settimane, mesi. Ecco, stando insieme, più tempo stiamo insieme e meno abbiamo questa, meno corriamo questo rischio. Questa è l'idea di fondo, del TG, della Sapienza Finanziaria, che inizialmente era nato per condividere tutto questo all'interno, dei vari gruppi, di studenti e di aspiranti trader o anche trader. Già operativi sul mercato interni alla Sapienza Finanziaria, ma che poi fin da subito oserei dire abbiamo deciso di allargare anche un pubblico altro della Sapienza Finanziaria dall'esterno. Questo anche per dimostrare a tutti coloro che vogliono venire a conoscerci che l'attività del trading è un'attività seria, è un'attività che occorre perseguire in maniera professionale, lo stiamo dicendo, ma soprattutto che l'attività del trading online è certamente una opportunità, una grandissima opportunità, una colossale opportunità per migliorare alcuni aspetti, della propria vita poi tradizionale, tanto da un punto di vista personale, quanto da un punto di vista caratteriale, organizzativo e financo, perché no, anche finanziario. Con questo appuntamento noi vogliamo condividere tutto questo con chi è appassionato o potrebbe appassionarsi di questo mondo. Quello che non facciamo qui, ragazzi, è costituire un servizio di consulenza finanziaria, quindi men che meno da questo pulpito noi sollecitiamo al pubblico risparmio o investimento. I nostri, attenzione, sono solo semplici spunti di riflessione. Mi raccomando, e questa è una parte davvero, davvero importante da tenere sempre a mente. E allora, ragazzi, ciao Simone, ben arrivato anche a te. E allora, signori, se queste sono le premesse, direi di andare subito su quello che è un po' il calendario economico, no, della. Vediamo se riusciamo a portarlo. Eccolo qui. Ditemi quando arriva sullo schermo, magari in chat. Ciao Danilo, ben arrivato anche a te. Intanto mi confermate che vedete e sentite tutti correttamente? Ok, perfetto, grazie, 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 perfetto. Allora, dicevamo, ragazzi, una settimana certamente molto, molto importante da un punto di vista macroeconomico e non a caso ho deciso di mostrarvi tutta l'intera settimana, la vedete questa settimana, oggi è venerdì, quindi siamo ormai in chiusura, 18 e 14, Londra è appena chiuso, quindi la liquidità andrà piano piano a calare, la settimana operativa, diciamo, il grosso è andato, no? Quindi perché ho deciso di aprire tutta la settimana del calendario economico? Perché questa settimana sono usciti dei dati per quello che riguarda l'economia dell'area euro veramente pessimi, veramente, veramente brutti.
E questo va un po' a confermare quello che da alcuni appuntamenti qui insieme nel nostro TG andiamo dicendo, ovvero di una sorta di stagnazione dell'economia europea. Andiamo a vedere questi dati. Guardate ad esempio lunedì generalmente non è giornata di notizie macroeconomiche importanti. Lunedì generalmente è una giornata un pochino di sosta, ma guardate subito dal martedì, ragazzi, l'indice ZEV delle condizioni economiche tedesche, quell'indice che misura il sentiment da parte degli investitori istituzionali su quello che è l'economia tedesca. Ebbene, un dato che sembrerebbe buono, ma in effetti guardate, meno 0,20, meno 20,9, ovvero un dato inferiore alle attese e certamente inferiore il 21 al dato precedente. E questo era martedì. Andiamo a mercoledì. Mercoledì. Altri dati importanti. Giovedì, l'indice dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero, questo tedesco, un dato peggiore del previsto. Il limite 50 è un po' uno spartiacque, no? Su quello che è un po' l'idea di una buona economia o di una pessima economia. Ecco, un 49,9%, quindi un dato peggiore del previsto, e siamo a giovedì. Guardate, venerdì oggi. Aspettative di business tedesco, dato negativo. Indice IFO, soprattutto questo, sulla fiducia delle aziende in Germania, 99,1, inferiore a 100 di nuovo rispetto al mese precedente. Insomma, un'economia che veramente dà segnali di recessione e quindi poco, poco incoraggianti. Tra l'altro, sappiamo bene come anche a livello proprio economico, scusate, a livello politico, l'Europa sia un po' scossa, no? Da venti poco edificanti. L'Italia sappiamo come la sua manovra economica sia stata attesa, sia stata accettata da alcuni paesi importanti dell'Unione Europea. L'Inghilterra stessa sappiamo essere alle prese con una Brexit che sta un po' squassando, no? Sconquassando un po' tutta quella che è l'economia inglese. La Francia ha preso anche lei con dei dati poco, poco incoraggianti. Quello che è la Germania, l'abbiamo visto adesso, no? 2 o 3 giornate in cui sono usciti i dati di indice ZEV, l'aspettativa, l'indice IFO sulla fiducia, delle aziende tedesche, tutti dati pessimi. In Svezia, pensate, dicevamo settimana scorsa, leggevamo che sono 4 mesi che ci sono state le elezioni, non hanno ancora un governo. La Grecia, se andiamo a vedere i titoli dei giornali, degli articoli, di nuovo una situazione pressante per quell'economia. Insomma, un contesto macroeconomico certamente poco, poco edificante per quello che riguarda l'Europa. Ma la cosa veramente interessante, la Banca Centrale di ieri, tra l'altro andremo a vederla brevemente, la Banca Centrale di ieri che ha lasciato inalterati i tassi, sapete che il quantitative easing è ormai terminato da alcune settimane, dato previsto per ieri, notizia prevista per ieri, tassi di rifinanziamento praticamente inalterati, quindi tutto questo, dicevo, in un contesto
di un'economia certamente in rallentamento. Beh, la cosa che più ci interessa, però, l'avevamo detta all'inizio, no? Ragazzi, conta poco il dato in sé. Per noi che siamo trader, perlomeno, in qualità di trader, certo in qualità di cittadini, noi saremmo tutti più contenti di sapere, di renderci conto di un'economia forte, di un'economia salda, no? Posti di lavoro e quant'altro. Ma in questo contesto, in qualità di trader, poco contano i dati che escono sul calendario macroeconomico, sui vari dati appunto che rilevano la situazione economica, ma conta la reazione da parte dei mercati, conta dove gli operatori mettono i loro soldi. Allora andiamo a vedere un attimo per curiosità, per capire come le cose funzionano. Andiamo un attimo sui mercati e, visto che abbiamo parlato di economia tedesca, economia inglese, economia italiana, di alcuni francese, di alcuni focolai che certamente stanno mettendo pressione anche ad altre nazioni europee. Andiamo a vedere la reazione invece dei mercati, che è quella che più interessa a noi in qualità di trader, certo non come cittadini, ma in qualità di trader. E andiamo a vederlo sulla coppia principe, no? Euro-dollaro è quella che noi tradiamo soprattutto le valute, è la coppia che per volumi di d'affari, per volumi transati, per controvalore è quella che scambia più o meno il 65-70% di tutto il mercato forex, tutto il mercato valutario a livello planetario. Quindi guardate la coppia euro-dollaro come in un contesto, ripeto, che vede un'economia europea in potenziale recessione, guardate cosa fa l'euro-dollaro. Euro che viene comprato a mani basse proprio anche durante la giornata di oggi, anzi, proprio durante la giornata di oggi in chiusura di settimana, con tutti questi dati negativi, con tutto quello che sta accadendo. Guardate la reazione dell'euro-dollaro come invece sia di una valuta europea che viene comprata. Cioè, gli operatori si aspettano un ulteriore apprezzamento della coppia euro-dollaro, dell'euro. Si attendono un ulteriore apprezzamento di questa valuta. La stanno comprando in un contesto che abbiamo visto, veramente dovrebbe invece affossare, no? La valuta relativa a questa Unione Europea, relativa a questa economia. E la cosa ancora più interessante, se ce lo concedete, è non tanto vedere adesso quello che sta succedendo, perché adesso lo vediamo, no? Sul grafico anche orario di oggi, lo vedete qui in basso a destra, come a partire dai minimi di 1,1290, 1,12, 1,13, il mercato ha trovato dei supporti veramente forti per apprezzare questa importante coppia. Ma quello che a noi importa era sapere se e come avremmo potuto approfittare di questi movimenti, cioè quali erano le notizie che i mercati ci stavano dando, le informazioni che i mercati ci stavano dando per poter valutare poi se ci sarebbero state delle opportunità, delle idee operative. Ebbene, guardiamo il movimento, a parte il pezzo che si muoveva su dei, questo è un grafico orario, su dei livelli assolutamente strategici di potenziale supporto. Più di una volta il mercato aveva tentato di rompere livello area 1,13, lo vedete, ma senza successo. Una volta qui, anche qui il mercato è arrivato a più
più o meno a testare quell'area e oggi di nuovo un supporto. Ma guardate che razza di supporto, non code, non spike questa volta, no? Di riassorbimento del movimento, un po' come c'era stato qui, qui, anche qui in parte se volete, ma davvero dei pattern che chiamiamo di consolidamento. Andiamo a vederlo su 4 ore ancora meglio. Guardate. Ma ancora meglio lo andiamo a vedere sull'orario. Guardate la differenza tra questo movimento e questo che si è instaurato qui. Riuscite a notare come il mercato abbia proprio creato un fondo, no? Una base solida di accumulazione nuova, anche se siamo sul time frame orario, accumulazione che era partita qui. L'avevamo visto già martedì, almeno per quello che è il nostro personale metodo di analisi che ogni volta condividiamo. E avevamo fatto questo genere di ragionamento, se ricordate, martedì. Guardate i minimi decrescenti, quindi il prezzo che certamente scendeva, ma guardate come dalle discese ripide di inizio mese siamo passati a una fase di discesa, sì, ma quasi controllata, no? Quasi con rispetto. E già qui, ricordate, avevamo fatto i primi acquisti e dicevamo, beh, questa è tutta una fase di potenziale accumulazione. Poi le notizie di ieri, un po' il contesto che aveva dato la stura a questi ribassi, a questi retest, ma poi davvero oggi, soprattutto oggi, nel tarda serata di ieri, ma soprattutto oggi, si è compreso veramente che cosa avevano fatto i mercati qui, ovvero tutta questa discesa era stata una sorta di accumulazione da parte degli istituzionali, da parte della mano primaria. Una decisione che è palesata proprio fin dalle prime ore, di questa giornata. Come avremmo potuto approfittarne? Ripeto, per quello che ci riguarda, grazie a questa fase di consolidamento, dopo questa ulteriore spike, ulteriore fase di ritracciamento, che era un movimento il tipico rimbalzo del gatto morto, no? Come si suol dire. Ecco, questo credo sia una cosa molto, molto interessante, un metodo molto interessante per analizzare poi quello che sarebbe potuto succedere sui mercati. E avevamo fatto un ragionamento anche sul mensile, se lo ricordate, proprio martedì, laddove di nuovo guardate questo tipo di pattern in cui il mercato va proprio a rivedere quelle aree di precedente assorbimento dei prezzi. Qua il mercato non ci credeva ai supporti e infatti sono tornati a rivederli e qui avevano creato la potenziale base, questo è un grafico mensile, la potenziale base per il supporto mensile ed è quello che poi sta succedendo anche sul 4 ore, ma soprattutto da vedere bene sull'orario. Quindi credo notizie davvero molto, molto interessanti per quanto riguarda l'euro-dollaro, indipendentemente da quella che è la situazione macroeconomica, per quella che è la potenziale fase di inizio, potenziale fase di inizio recessione per quanto riguarda l'area euro. A noi che siamo trader e che oltre a essere cittadini europei siamo anche professionisti che lavorano con il denaro e cercano di farlo fruttare attraverso operazioni finanziarie, non possiamo permetterci di guardare tanto per il sottile, ma dobbiamo guardare i fatti, la realtà concreta, cioè dove il mercato investe i suoi soldi per riuscire poi a cavare quelle informazioni utili prima che certi movimenti poi partono. Quindi un mercato che se ne frega altamente della
potenziale inizio recessione per quello che riguarda l'area euro e quindi un potenziale deprezzamento della sua valuta, proprio non gliene importa e questa valuta la compra a mani basse. Quindi direi una notizia molto interessante. A questo punto, se questa sarà così, questa falsa rottura, la vedete bene qui. Se tanto ci darà tanto, possiamo attenderci certamente ulteriori rialzi, perché abbiamo un metodo, no? Per individuare. Quindi, se abbiamo visto la parte macroeconomica, questa è la parte un po' più tecnica. Abbiamo le nostre metodologie per individuare quelle che sono le aree importanti di potenziale arrivo dei prezzi. Quindi se questa sarà una falsa rottura, noi ci attendiamo il mercato almeno fino all'area 1,1460, 1,14 e 70. Quindi notizie davvero molto molto interessanti per quello che riguarda l'euro. E questo è successo un po' su tutte le copie. Guardate l'Australia dollaro, quindi tutte le coppie che poi andiamo tra un attimo a vedere anche il grafico del dollaro index, dell'indice del dollaro index che governa un po' tutto il resto delle altre valute, no? Mercato dollaro centrico, guardate Australia dollaro sul time frame H4, anche lui che tipo di movimento. Guardate la sterlina, anche lei ha dato la stura, no? A quella continuazione dei rialzi. Tra l'altro, mi soffermerei sulla sterlina, dove sappiamo che a livello macroeconomico è alle prese con la Brexit e quindi con l'uscita dell'Unione Europea, con tutta una serie di rogne infinite per Theresa May. Di nuovo a noi, quello che importava nei giorni scorsi era seguire l'evoluzione di questa rappresentazione grafica, no? Che era diventata di nuovo una falsa rottura ribassista e avevamo da giorni tracciato target 1 e 32, 1,31 e 50 come potenziale target, 1,31 e 20 come potenziale target del movimento e proprio oggi il mercato è andato a colpire questo target. Quindi anche per la sterlina una notizia veramente interessante. Cosa aspettarci? Beh, una potenziale certamente continuazione dei rialzi. Per chi decidesse di tradare questa coppia, c'è un target molto, a mio avviso, molto audace, che è questo qui, che è questo punto di lancio posto a 1,44,50 che il mercato ha tentato di chiuderlo due volte, lasciando un'apertura di contrattazione aperta, un gap, e il movimento di oggi è proprio di queste settimane, scusate, da una, due, tre, quattro, cinque, sei settimane positive, per quello che è il nostro metodo di analisi, è proprio teso ad andare a chiudere questo gap, che ripeto è a 1,44,50, quindi ci sono più o meno ancora un 1300 pips in 13 figure di potenziale movimento rialzista. Non è utopia, ma è analisi del prezzo per quella che è la nostra personale esperienza. Quindi davvero notizie interessanti per quello che riguarda il mercato. Andiamo a vedere un attimo le vostre reazioni, quello che state scrivendo dentro le chat, ad esempio. Mi ha incuriosito molto Massimo che diceva all'inizio che era arrabbiato con se stesso, si era stoppato sul gold. Glielo possiamo dire a lui, ma certamente guardate che cosa ha fatto il gold a partire da quando, ricordate, Massimo aveva condiviso la sua idea di trading sulla quale stava lavorando, no? La rottura di queste importanti aree,
o forse anche più in basso, non me lo ricordo se era questa o questa qui in alto, ce la facciamo dire da lui. Aveva chiuso la sua posizione qui, guardate cosa stava facendo. Massimo, se sei online, ti potrei venire a cercare e passarti il grafico, così ne discutiamo insieme, ok? Eccolo qua. Dovrebbe arrivare a momenti. Eccolo qua. Ciao Massimo. Ok, ciao, ciao a tutti. Ciao, ben arrivato. Grazie, grazie. Metto in condivisione lo schermo. Stai più che puoi vicino al microfono perché sentiamo proprio basso, basso, basso. Sì, mi sentite? Così va meglio. Sì. Preferirei Ecco, vedete già il mio schermo? non vederlo per Sì. Dunque, io sono entrato martedì sul Gold. Qua, questo livello qua che sto segnando con la croce a 1282, 1282, 1283, più o meno, sì, 1282 qualcosa, insomma, sono entrato e per tutta la settimana ha fatto poco e niente, continuava a muoversi in questa congestione qua. Io mi ero messo lo stop sotto questa, ecco, qui sotto, avevo messo lo stop, infatti ci è andato vicino, poi ha continuato appunto tutta la settimana che si è mosso in questo trading range. Oggi, visto che è tutta settimana che comunque i listini azionari spingono tanto, solitamente appunto vanno al contrario, no? Quindi quando le azioni, i listini azionari sono comprati, escono si esce dall'oro, l'oro viene comprato quando le cose vanno male sui listini azionari e quindi ho portato lo stop in pari. Ho detto non voglio rischiare che poi vada giù perché visto che non si decideva a partire e poi oggi pomeriggio, nelle prime ore del pomeriggio non ero qua al computer e poi quando sono tornato che l'ho visto che era andato a 1.300 addirittura, cioè, mi sono morso le mani perché purtroppo non ho avuto la pazienza, ecco, di aspettare ancora di lasciare lo stop dove l'avevo messo e sarebbe stato un trade bellissimo appunto perché comunque insomma sull'oro, sul gold prendersi da 1.282 non dico andare a chiudere sui massimi però anche già a 1.295, 1.290 insomma 12-13 punti di gold 12-13 dollari non era male, ecco. Infatti, tra l'altro è proprio anche tecnicamente un movimento da manuale laddove quando il mercato si incastra, no, in quelle compressioni di volatilità, poi quando ce ne esce, perché presto o tardi ce ne esce, lo fa in maniera violenta, veloce, quasi praticamente unidirezionale, senza fermarsi neanche un attimo, Ma almeno tanto quanto. soprattutto il gold ha già fatto varie volte dalla fine dell'anno scorso. Se andiamo a vedere su un grafico giornaliero, l'ha fatto diverse volte qua in questa occasione qua che eravamo ad ottobre, dopo che ha fatto questi minimi qua in area 1160, 1100, e anche qua è rimasto qui un bel po'. Poi quando è partito in modo violento, sia qui che poi qui, insomma, lo fa diverse volte, appunto, e anche oggi si vede benissimo, appunto, che poi quando è partito, poi Esatto. dopo diventa difficile, rincorrerlo. Cosa pensa un trader, a livello didattico nella sua testa cosa, quando succedono queste cose? Perché a me francamente non mi va molto di parlare, non va molto di parlare di cose economiche, macroeconomiche, spesso
Cioè spesso, a volte mi capita, no, perché mi arrivano delle notifiche e quindi vado poi a leggere commenti, webinar, seminari, incontri live, in cui si fa veramente un gran parlare di cose economiche, di cose come se si fosse degli analisti, no? Ma noi oltre a questo siamo anche dei trader e siamo persone, siamo esseri umani, siamo gente che poi alla fine deve fare clic sul suo mouse e prendere delle decisioni. E uno degli aspetti peggiori di questa attività, e anche migliori perché poi ti permette di vedere dei lati nascosti di te, è proprio l'aspetto degli stati psicologici, no? L'aspetto dello stato, degli stati d'animo. Che cosa si prova in queste situazioni? Proprio in cui ci si sente proprio impotenti, no? Sì, difatti, come dicevo, io sono stato, non ho avuto pazienza perché poi questa settimana ero entrato, martedì ero entrato sia sull'SD CAD, quindi dollaro contro dollaro canadese, che dollaro yen. E tutte e tre queste trade che avevo aperto, tutta settimana che si muovevano su e giù, magari le ho tenute aperte anche di notte, quindi poi magari il mattino appena mi svegliavo andavo subito a guardare sul cellulare. Dove erano? E un giorno avevo lo yen che stavo guadagnando e perdevo sul dollaro canadese e ero sotto di poco, magari dell'oro. Il giorno da mattina dopo succedeva il contrario. Quindi tutta settimana, appunto, che si muovevano in questo modo qua. E anche sul dollaro yen l'ho chiuso, un trade che ho chiuso vicino alla pari, perché anche lì era andato su, poi è tornato giù, poi aveva ripreso. Se volete vi faccio vedere anche il Certo. grafico. Dunque vado a prenderlo. Anche qua mi sono segnato dove ero entrato, il 21, quindi lunedì o martedì, sì, lunedì forse ero entrato e vedete che è sempre rimasto qua. Io avevo aperto questo trade, non so se vi ricordate, ne avevo parlato forse martedì scorso, no, venerdì scorso. La mia idea era quella di andare a prendere un movimento, insomma, molto più ampio, perché avevo visto che si era formato questa congestione, insomma, questo movimento che l'ha fatto più volte di andare su questi livelli qua, poi tornare giù, poi andare a riprendere, poi tornare giù. Quindi quando l'ho visto qui, guardato sul grafico settimanale, aveva fatto questa bella candela qua, ho detto, vabbè, lunedì in mattinata sono entrato, però appunto è rimasto tutta settimana sempre allo stesso livello, quindi anche questo oggi l'ho chiuso appena appena con pochi pip di guadagno, almeno non l'ho perso perché qua avevo messo lo stop sotto, c'era andato vicino varie volte. Ecco, non ho avuto pazienza Avevi acquistato anche un libro tu, no, da leggere, mi pare che avessi condiviso in merito. Sì, sto leggendo, sì, non ho ancora terminato un libro di Van Tarp, si chiama. Tra l'altro, poi io sto seguendo, sto facendo anche il corso, quello del trading automatico, Ah. e mi sono accorto che tra i vari, ci sono vari passaggi da fare nei retest delle strategie, ci sono anche proprio delle verifiche da fare che si chiamano Van Tarp, quindi probabilmente appunto le ha codificate questo signore qua che ha scritto questo libro che sto leggendo. Interessante, interessante. Beh, E sì. poi sono entrato proprio oggi pomeriggio, ma poco fa, un'ora fa, ok, sono entrato sul dollaro franco-svizzero, alla rottura era un ordine pendente che avevo messo qua sotto. Mi è entrato l'ordine e vedremo come si evolverà. Sì, c'è una rottura di una linea di tendenza. Se rompe quel Sì, ha supporto rotto lì, di poi c'è un tendenza. bel potenziale movimento, no? Da prendere. Sì, spero che vada a ritestare questa trend line. Vediamolo sul grafico giornaliero. Ecco, Interessante. se poi C'è va. qualcun altro che ha mercato, ragazzi? Di voi che siete qui presenti, intanto?
ce l'ho comunicata in chat che le condividiamo, le operazioni. Ok, visto che sono già le 18:44, sono a mercato anch'io e ve lo condivido anch'io il mio schermo. Dovreste riuscire a vederlo. Sì, lo vediamo. Settimana scorsa eravamo compratori di euro e abbiamo chiuso le nostre posizioni, se lo ricordate, qua più o meno, proprio quasi sui massimi. Martedì avevamo aperto la posizione. Sulla scorta delle indicazioni che abbiamo ricevuto proprio oggi, no? Ieri sera tardi e nella prima mattinata, è stato aperto il long su tutta la scorta di indicazioni che avevamo discusso una mezz'oretta fa, quindi anch'io sono a mercato con uno stop ancora lontano, possiamo anche tranquillamente pareggiare i conti, proprio sull'euro-dollaro. L'aspettativa è di movimenti piuttosto interessanti, sul mensile abbiamo fatto la discussione e quant'altro. Vediamo se ripeto se c'è qualcun altro che... Ok, Rossi, hai la possibilità di condividere lo schermo? Così ce fai vedere in diretta. Proviamo a vedere se riusciamo a collegarlo. Non lo vedo tra i partecipanti, tra l'altro. Ah, eccolo qui adesso. Ok, Rossi, stiamo provando a passarti lo schermo, dovremmo riuscire a vederti a breve. Eccolo qua. Al momento vediamo un tavolo, è già qualcosa. Già, c'ho la telecamera che sto utilizzando. Allora, cioè, vediamo un attimo. No, niente, non va. No problem. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Chiudiamo il video intanto, tanto non ti vediamo. Non riesco a condividere perché. No, no, ma lo schermo lo vediamo, Rossi. Lo schermo lo vediamo assolutamente. Rossi, fumi. Ah, si vede. Sì, lo schermo si vede perfettamente. Perfetto, perfetto. La faccia non è importante. Va bene, condividi. Mi sembra strano che è uscito questo nome. Sono Danilo. Bah, vabbè, un Valentino Rossi di supporto. Infatti. Allora, io ero, cioè sono long qua su GP, GBP, JP, eccolo qui. Un target di falsa rottura su un giorno. Una bella lateralità, eccola qui. Tutta questa. Sono entrato a mercato. Allora, dopo la conferma della falsa rottura qui, il giorno 22 gennaio, sta proseguendo la salita col prezzo. Eccola qui, il target, eccolo qua, di falsa rottura,
Ce l'ho qui. Il rapporto è abbastanza alto. Rischio rendimento ed è 1 a 3,3. Eccolo qua. Un'operazione intelligente, quindi, no? Un'operazione impostata in maniera molto interessante, certamente, con un ottimo rapporto di rischio rendimento. Lo stop l'ho messo su questi, diciamo, dopo questo minimo qui, qua sotto qua. Eccolo qua, il rosso. Eccolo. Un'area di Lo ex stop l'ho. supporto, no? Sì, volendo, io volevo scendere qui, su questo punto qui, però mi andava bene questo livello di resistenza. Il movimento che stai indicando te è proprio quello che alcuni chiamano una caccia agli stop, no? Io non so neanche se esiste, se è una. Tu cosa ne pensi, Massimo? Esiste la caccia agli stop secondo te? Cioè, Sì, assolutamente. c'è la Sì. possibilità di riuscire a smuovere un tasso di cambio così tanto, laddove ci vogliono miliardi di dollari per smuovere anche l'euro-dollaro, non so quanti miliardi ci vogliono per muoverlo di un pip in condizioni di volatilità normale. Cioè, secondo te questi movimenti sono fisiologici del mercato o sono voluti, sono creati ad hoc No, da no, piani? un pochino sono creati, vanno proprio a cercarli, soprattutto le grosse istituzioni finanziarie, lì hanno i capitali appunto per poter smuovere. È vero che il mercato a Forex è talmente grande e talmente liquido che si parla di cifre enormi, è difficile addirittura da scrivere, tanti zeri ci vorrebbero, Infatti. tante tante cifre, però si vede proprio che vanno proprio a colpirli, tanti vanno a prenderli. Quindi ci sono, ecco, lo fanno. Quindi loro decidono prima cosa vorrebbero fare, no? Quindi un apprezzamento di sterlino contro yen, ma non lo fanno subito. Vanno a caricare le ultime posizioni. Sì, Di chi perché. appunto ha messo lo stop loss al di sotto di quei prezzi lì, caricano le ultime posizioni e poi veramente danno la stura al movimento vero che era già stato Certo, deciso prima. perché sanno che appunto chi mette gli stop li mette appena sotto dei minimi, appena sotto dei massimi relativi o meno, insomma, e quindi lì si sa che ci sono. Poi noi non riusciamo a vedere magari i buchi, okay, ma mentre gli istituzionali riescono ad avere Sì, anche. esatto. Riescono a vedere come sono posizionati tutti gli ordini di Sì. banche, non banche, piccoli trader. Hanno veramente. Io seguivo in chat un collega alcuni mesi fa, in cui anche solo con la piattaforma di trading Bloomberg riusciva a vedere tutte le. I posizionamenti delle banche, no? Delle grosse banche d'affari. Quindi loro riuscivano a vedere dove noi avevamo, i piccoli trader avevano posizionato tutti i loro stop e quant'altro. Quindi veramente vedevano le posizioni singola per posizione e capivano dove dovevano andare a colpire piuttosto che no. E quindi sì. Sì. Però ecco, a volte sembra quasi incredibile, no? Il fatto che nonostante si possano vedere, si abbia poi la forza di smuovere o di lasciare smuovere il mercato in maniera così, così proprio chirurgica, no? C'è un modo per, ecco, voglio dire, questa tecnica di trading, che sfrutta queste, chiamiamole false rotture. È fatta proprio apposta per evitare questa cosa, cioè in presenza di un'area di lateralità, tanto dalla parte alta quanto dalla parte bassa, laddove si possa certamente operare in un ambiente non direzionale, quindi con stop loss stretti, è buona idea attendere l'uscita dal
da queste fasi di lateralità per valutare se quell'uscita lì sarà un'uscita vera e quindi poi una continuazione in quel verso oppure una trappola, laddove se fosse una trappola, ecco che lo scenario previsivo più probabile sarebbe certamente la continuazione dei rialzi perché lì era una caccia agli stop. Quindi non tradare il breakout, ma attendere la conferma del pullback che o si trasforma in una conferma del movimento in atto oppure di una trappola. Esatto, quello che volevo dire appunto, solitamente poi se la cosa è vera, si può rientrare sul pullback, quindi una volta che ad esempio su questa candela qua rossa che poi torna su, e se è vero, su questo livello qua che è diventata una resistenza, torna giù di nuovo, quindi Esatto. c'è sempre modo di rientrare dopo, eh. Esatto. Daniele, tu sei Sì. uno studio. Abbassa un po' il volume, se vuoi, se permette. Abbassa un po' il volume del tuo PC, Diego, Danilo. Allora, un attimo. Perché sentiamo un eco molto forte. Probabilmente sono le casse troppo. Può essere, può essere. Va bene così? Vediamo se parla adesso. Va meglio, mi sentite bene? E c'è ancora un pochino, ma non importa, volevo dire, Sì, dimmi. un pochino meno, che tu sei uno studente della Sapienza finanziaria? Sì. Ah. Ho fatto l'esame 30 giorni, ho anche iniziato il reale, ma mi sono dovuto fermare, purtroppo. Non ho capito, non abbiamo sentito. Hai iniziato anche il reale? Sì, ma mi sono ripreso i soldi, mi sono dovuto fermare perché non ho impostato bene il money management. Cioè, Ah. avevo voglia di iniziare perché sto facendo bene, ma non avevo abbastanza capitali. Soltanto perché sto comprando casa, devo fare un mutuo e mi devo sposare. Solo per questo. Quindi non mi sembrava il caso comprare proprio adesso. Ok, ottimo, Sono andato ottimo, ottimo. male perché sono andato male, ma perché anche IG mi chiedeva un certo margine sui mini lotti, che poi all'inizio sono stati micro lotti. Dopo un po' mi ha tolto i micro lotti e mi ha fatto operare sui mini lotti. Quindi non Ho andava capito. Quindi sei margine. tornato ad operare in demo. Purtroppo sì. Andavo forte, vado forte. E se Non ti posso dire anche la sentiamo? mia, sì, dimmi. Non ti sentiamo? No, adesso sì. Parla? Va? Sì? Sì. Se posso dire la mia, trovo molto molto meglio operare su giornaliero o al massimo 4 ore, perché credo che i segnali sono molto più potenti rispetto ad un'ora. 30 minuti, sono più lenti vanno maggiormente a target. Infatti, volevo, se posso, 2 secondi farti vedere l'operazione che possa pure intendere in 30 giorni del DAX. La possa che ha preso in reale lo stop loss. Allora, giornaliero, divergenza. I massimi, qui ho sbagliato la linea verde, vabbè, va qui. Sono entrato a mercato dritto, vabbè, sono entrato a mercato qui quando era in ipercomprato sullo stocastico, su queste candele qui, queste due qui. Dopodiché purtroppo ha fatto una long buy. Avevo lo stop loss sopra il supporto qui, convinto che andava giù il prezzo, e invece l'ho Però lo avete stop non visto? sarebbe stato lì, no? Da posizionare tecnicamente. Sì, doveva essere più su, meno fino a qui, Esatto. meglio qui. Per un rapporto rischio-rendimento del margine che mi ha chiesto G, allora l'avevo messo qui.
ed era molto molto rischioso, infatti. Sì, guarda, Apprendevo. occorre che prendiamo una decisione, no? L'ho scritto anche quasi, legge, l'ho rimasto per... No, vedo che tieni botta proprio anche a livello proprio didattico di tenere traccia il report. E questo è molto interessante, molto utile, te ne accorgerai nel tempo quanta utilità ha. Ma se tecnicamente una divergenza ha come livelli quelli là, noi non possiamo transigere da quello che ci dice il mercato. Se torni su quel grafico di prima, così anche a livello didattico, poi chiudiamo. Tra il primo e il secondo, prima dell'operazione o dopo l'operazione? Sì, ma è uguale perché tanto è uguale. Basta che riusciamo a vedere. Ecco, fermati su questo. Vedete e vedi tu, Daniele, dove la divergenza si era formata? Che non è dove hai messo la linea verde, ma esatto. Qual è il prezzo sul quale corrisponde del mercato? Qui. Quello là. Esatto. Vuol dire che è da lì, no? Che c'è qualcosa che non quadrava, è partita la divergenza. E il mercato ci dice che è lì che dovevamo difendere, che avremmo dovuto difendere l'operazione, non a prezzi diversi da quello lì, perché se no non vale. Quindi vale la pena. Io non so se Massimo è d'accordo, ma credo lo sarà quasi certamente perché è un trader da molto più tempo del sottoscritto, no? E quindi ne avrà viste di cotte e di crude. La prima regola di un trader che ambisce a rimanere sul mercato è non pensare ai profitti, ma di tentare di difendere con i denti la sua operazione. Cioè, prima di pensare al guadagno potenziale, che non sappiamo neanche se arriverà, abbiamo una cosa sola che possiamo fare: gestire il rischio, decidere come difendere l'operazione. E io, se devo difendere un'operazione, la difendo coi denti. Cioè, se poi il guadagno arriva, bene, ma prima non prenderle. Non so se sei d'accordo, Massimo, ma Sì, credo assolutamente, che sia una regola basilare, no? ma soprattutto è basilare perché la prima cosa da fare è quella di gestire bene l'operazione con una corretta size ed un corretto money management. Quello che sto leggendo proprio nel libro di cui ti parlavo prima. Punta molto su questo, che è fondamentale. Quindi la posizione, la quantità di soldi che mettiamo in rapporto al capitale che abbiamo a disposizione. E una volta che abbiamo deciso e correttamente impostata l'operazione, non è più tanto importante quasi l'ingresso, quando si entra al mercato, ma poi la gestione della trade. Una volta che abbiamo messo lo stop nel posto giusto, poi non guardare, ecco, bisognerebbe quasi staccarsi dal computer e non stare lì a guardare tutti sempre davanti, perché sennò ci Certo. lasciamo condizionare appunto dai movimenti che fa, dal rumore del mercato, come diceva prima Danilo, mi pare che ha detto, Daniele, sì. il fatto di non guardare time frame molto brevi, ma quindi 4 ore Dati un pochino più giornaliero. affidabili. Sì. Cosa penseresti, Daniele? Daniele, vero hai Danilo, detto? Danilo, Danilo, Danilo. Danilo, scusa, Danilo, se il trade poi, cioè se il mercato dopo questa sparata fosse una falsa rottura anche questa e il mercato dalle settimane successive cominciasse a scendere, cosa penseresti? Diresti, ma che razza di professionalità ho messo in questo investimento? Perché mi sono lasciato trascinare dalla potenzialità dei guadagni prima di cercare di capire come avrei dovuto difendere? Lo stiamo imparando, no? sulle nostre spalle. Massimo Va è come esperito, sì. prima del previsto. Tu che sei uscito dal trade prima del previsto. Io questa settimana ne ho fatte anch'io, uguali, stesse cose.
uscito prima del previsto e poi il mercato che ha fatto 300 pips di movimento precedente, cioè difesa, gestione del rischio e gestione della posizione vengono prima del guadagno, perché il guadagno è la conseguenza di queste cose, è una conseguenza del sapere gestire il rischio, primo, non prendere, e dal saper gestire le future operazioni. Il risultato di questa equazione è il potenziale guadagno, non funziona al contrario, altrimenti succedono le Certo. cose che stiamo vedendo succedere e che non dovrebbero accadere. Sei d'accordo, Danilo? Sì, perfettamente, sì. Mi vale come esperienza. Certo, è certo. Ed Ma è tanta roba, è tanta roba. tutti i giorni si impara a fare questo mestiere, stando qui. Stando qui Sì. sui mercati. Va Sì, bene, ragazzi, infatti. abbiamo vissuto una settimana veramente emozionante dal punto di vista dei mercati. Oggi guardate quanta bellissima volatilità che per qualcuno è servita per migliorare il suo portafoglio, per altri è servita per mangiare rabbia, no? Sì. Per masticare amaro, per essere stoppati. Certo. Comunque, una settimana interessante a livello didattico, certamente. Mi auguro che la nostra ora passata insieme sia stata foriera di buoni spunti di riflessione. Ragazzi, l'appuntamento è per martedì prossimo, ore 18, TG della Sapienza Finanziaria. Grazie a te, Massimo, che sei sempre qui in diretta insieme a me. Grazie a Grazie, grazie a voi. voi. Ciao, ciao Massimo, ciao Gian. Ciao, ciao Daniele, ciao. Ragazzi, buon fine settimana, buon trading. Ciao a Ciao. tutti. Ciao. Ciao e grazie infinite.